Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Oggi, ultima puntata di questa stagione della nostra trasmissione, vogliamo cominciare parlando di scuola e di una figura fondamentale del sistema educativo. Vogliamo parlare del ruolo degli educatori. Lo facciamo con Alessandra Romano, che è professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell'Università di Siena. Benvenuta. Buongiorno. E con Mario Giampaolo, professore associato presso lo stesso dipartimento, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei cominciare con lei, professore Giampaolo. Intanto, cominciando da come sono cambiati negli anni, le figure professionali e come si diventa educatori oggi. Ah, sono cambiate le figure professionali perché sono cambiati i temi, a cui facciamo attenzione nella nostra offerta formativa del corso di laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università di Siena. Chi si iscrive al corso di laurea può approfondire temi, di importanza e di grande attualità. Come ad esempio la crescita e lo sviluppo di bambini e di adolescenti, ma anche fenomeni di radicalizzazione, questioni di genere, futuro del lavoro, invecchiamento della popolazione. Questi e altri temi vengono affrontati per capire, ad esempio, come i bambini e come gli adolescenti apprendono, ma anche in generale come le persone, non so, interpretano e apprendono i fenomeni di radicalizzazione, l'interazione con le macchine nei contesti di lavoro e nella vita quotidiana, come si apprende in età, avanzata. E questi approfondimenti, queste analisi si fanno grazie a discipline come la pedagogia e la didattica, ma anche discipline delle scienze sociali come la filosofia, la psicologia e la sociologia. Poi diamo anche grande importanza alle esperienze pratiche nel nostro corso di laurea. Abbiamo una grande offerta di laboratori di progettazione di esperienze educative e formative e anche un'offerta importante di tirocini, proprio per permettere alle nostre studentesse di costruire dei network di educatori e formatori, network di professionisti dell'educazione e della formazione. Quindi chi si iscrive a Scienze della Formazione in quali contesti lavorativi lavora? In quelli più tradizionali, ad esempio abbiamo servizi educativi, RSA per esempio, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri di aggregazione giovanile. Chi poi continua il percorso, una laurea magistrale, può anche aprire un proprio studio di consulenza per affrontare problemi sempre educativi con famiglie e anche con individui. Può lavorare nelle aziende, ad esempio il formatore nelle aziende lavora con manager o altre tipologie di lavoratori sulle competenze digitali, sulle competenze trasversali. A questi contesti un po' più classici si affiancano nuovi settori del mercato del lavoro. Penso ad esempio alla moda, no? E al fenomeno della moda inclusiva per persone con disabilità. Penso anche a tutto il tema della sostenibilità, della rigenerazione urbana, dove si deve educare a vivere le città. Penso anche al settore dell'intrattenimento, ovviamente, dove l'educatore in un'equipe di esperti produce artefatti per l'intrattenimento, parlando di fumetti, parlo di cartoni animati, parlo di fiabe, di giocattoli. Certo. Professoressa Romano, come sta cambiando la normativa, e quali sono le novità, se ci sono? C'è una novità importante a questo proposito. È attualmente in discussione alle Camere una proposta di legge che istituisce l'albo dei pedagogisti e degli educatori socio-pedagogici. Quando sentiamo la parola albo professionale, noi siamo abituati a pensare agli architetti, agli ingegneri, agli psicologi, agli avvocati, anche ai medici e chirurghi, ma non siamo abituati a pensare ad un albo dei professionisti dell'educazione e della formazione. Invece è attualmente in discussione
Commissione questa proposta, che probabilmente insomma, sarà approvata nei prossimi mesi e che rappresenta l'esito di un processo di riconoscimento e formalizzazione della professionalità dell'educatore che è iniziato già dal 2017 con la proposta di legge Iori, che ha stabilito che non si può esercitare questo ruolo professionale senza un titolo di studi in scienze dell'educazione e della formazione triennale e poi in scienze pedagogiche o scienze per la formazione magistrale. Adesso arriva il completamento di questo percorso di riconoscimento professionale avviato appunto qualche anno fa con l'istituzione dell'albo. Ha ovviamente un'importanza fondamentale, testimonia anche dell'interesse che c'è proprio sul piano nazionale per il riconoscimento della professionalità dei professionisti dell'educazione e della formazione, che abbiamo visto essere professionisti che possono lavorare in una molteplicità di contesti, non solo legandoli alla scuola o legandoli ai servizi educativi 03, ma anche pensandoli come dei liberi professionisti, come dei consulenti, oppure all'interno di contesti organizzativi e aziendali. E quindi aspettiamo con trepidazione l'approvazione di questa proposta di legge e poi anche di capire quali saranno le modalità di accesso all'albo dei pedagogisti. Tra l'altro il corso di laurea in scienze dell'educazione e della formazione che è presente al campus di Arezzo dell'Università di Siena è una grande opportunità, una risorsa per tutto il nostro territorio, è classificato anche secondo nella classifica del Censis dopo la Sapienza di Roma, ecco, sì. Questo per dire che è un po' un fiore all'occhiello. Siamo fiore all'occhiello. Molto contenti. Siamo molto molto felici, insomma. Grazie alla professoressa Alessandra Romano e al professor Mario Giampaolo di essere stato con noi oggi. Grazie. Grazie. Una piccola pausa, torniamo tra pochissimo.